Salve a tutti telespettatori del canale Opinioni di Luzio, siamo qua con un ospite che asserisce di avere dei poteri sovrannaturali e siccome il canale Opinioni di Luzio è un canale che ama fare anche inchieste, verità in ambiti particolari, abbiamo deciso di intervistare questa persona. Questa persona ha chiesto di rimanere anonima come nome, però ha accettato di stare di fronte alle nostre telecamere, quindi adesso passiamo subito la parola al nostro amico e cercheremo insieme di sentire un po' la sua storia e quelle che sono le sue capacità, eccetera. Bene, buonasera caro amico con poteri sovrannaturali. Vuole raccontarci un po' la sua storia? Certamente, sono molto già emozionato per essere ospite nel vostro canale, naturalmente. No, ma lei stia tranquillo, è tra amici. A chi devo adesso ringraziare? Ma dovrebbe ringraziare Luzio, anche se adesso non è presente. Ho capito. E lei stia tranquillo. Lo ringrazia? Sì, lo ringrazieremo noi per lei, non si preoccupi. Lei, se vuole, ci può raccontare un po' la sua storia. Da bambino mangiavo le lasagne emiliane. Sì, questo è un bel aneddoto sul suo passato. Bene, visto che questo è l'aneddoto, io direi di passare subito a quelli che sono i suoi poteri. Ci racconti un po'. Da piccolo avevo i poteri paranormali. Oh, che tipo di poteri aveva? Che si spostano le cose, che si alzano le cose. Vede? Ha notato? Hai sentito? Regia? Regia, cos'è stato? Regia, mi sono questione di incendio, ma si risolverà. Non vuole chiamare i pompieri? Non lo dica. Bisogna cremare, penso. Li chiamiamo allora. No? Regia, fate quello che va fatto. Certamente. Possiamo continuare o dobbiamo... Sì, continuare. Vede, però, le sto creando dei problemi, dispiace a me. Non li volevo creare problemi. Questo è inevitabile. Non è detto che sia casa sua, è un incidente, non capisco. Ma sono molto emozionato. No, ma lei stia tranquillo, le dico. Non è mai successo niente. Come può stare tranquillo che sei emozionato? Guarda cosa accade anche adesso, guarda! Ma lo vedete? Vedete? Si spostano, cos'è? Regia? Tutto bene? Incendio. Andiamo avanti. Che vuol dire? Torniamo noi, facciamo finta che non è successo niente. Allora, vediamo se ho capito bene anche per epilogare per i nostri telespettatori. Lei praticamente avrebbe dei poteri sovrannaturali, ma che non può controllare, se ho capito bene. Certamente, non posso controllare i miei poteri sovrannaturali. 10-50 euro, per favore. Aspetta, la lasagna di Milano ancora non mi ha pagato. Mi scusi lo show. Vedi che comunque l'incendio c'è, vede che c'è l'incendio. Sì, infatti vedo un po' di fumo. Forse è meglio che vado su in regia a sentire qual è il problema. Sì, vai. Io direi che fermiamo qui l'intervista. La ringraziamo comunque, la ringraziamo e... Quando vuoi ritorno. Niente, no grazie. Se non prende fuoco tutto. Guardi... Grazie, questa... 50 euro, sì. Non abbiamo visto niente, la segni Milano in diretta. Dove l'ha messo questi 50 euro? Ha pagato, già me l'ho scaricato già da internet, 50 euro. L'ho scaricato e sono già arrivate le cartacee. Ma chi è quel signore che gli ha dato 50 euro? Lei? Ma non lo so, non lo so. Lei ha visto quel tipo? Adesso, non lo so. Sì, no, ho visto che ha dato 50 euro. Sì. No, quella è la magia, sembra il tecnico normali, fanno volare anche il tecnico che ha cominciato l'ora di questa mattina. Volano anche i soldi qua da Opinioni di Luzio. Ma lei conosce il tecnico che ha cominciato l'ora di stamattina? No, non lo conosco il tecnico. Vabbè. Okay. Guardi, mi scusi perché c'è sto fumo, devo andare a vedere. Sì, logicamente capisco. C'ho la regia che prende fuoco. Grazie. Grazie al pubblico, ragazzi. Grazie al mio ospite. Mi dispiace per l'incendio che ho creato qui. Forse non vedete più Opinioni di Luzio perché sta prendendo a fuoco. Poi qui chiedono 50 euro. È tutto da tagliare, non ne vedo. Qui c'è qualcuno, l'intruso che vuole buttare via le mie lasagne emiliane da me consolidate da quando ero bambino. E forse è quello che mi ha creato tutto ciò. Maronna mia benedetta! Luzio, ma aspetta! Opinioni di Luzio, vi aspetta!